Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Witchogamer89. Siamo tornati qua in un nuovo video di Fortnite. Subito un bel pollicione in su per il vostro Witchogamer89. Sono riuscito ad entrare dentro a Fortnite grazie a un hacker. Quindi riesco a farvi vedere il season pass eccetera eccetera eccetera. Mi raccomando, se shoppate su Fortnite vi ricordo il mio codice creatore è Ciccio Gamer89. Signori, vi porto insieme a me in quello che è Fortnite. Andiamo a giocare per la prima volta insieme in questo video. Andiamo a vedere il pass battaglia insieme. Questa è la nuova schermata. Abbiamo visto c'è Aquaman. Si potranno cavalcare gli squali. Ci sono tutte skin fantastiche, mega galattiche e mega cose. Questo è il trailer, non ve lo posso far vedere. Ok, mi sembra esagerato. Allora, voglio il pass battaglia. Assolutamente sì, acquista pass battaglia. Olè. Ok, allora, pass battaglia potenziato. Abbiamo raggiunto livello 1 Oceania. Ci hanno sbloccato, che è carina. È carina Oceania, niente di che, però è carina. Vai, estiva, ci sta, ci piace. Andiamo avanti, ci hanno sbloccato anche Fade. Il viaggio continua da lontano da casa, fa parte del set Dissolvenza. Ok. Adesso, tra l'altro, prima di tutto, torniamo indietro. Allora, se noi andiamo al negozio oggetti, mi raccomando, ricordatevi, supporta un creatore, Ciccio Gamer89, se non vi dimenticate. E andiamocene su pass battaglia. Pass battaglia, torniamocene qua. Ok. Questa non era già uscita, questa qua. Questa qua. Simile. V-Bucks. Abbiamo l'ombrellotto. Vabbè, niente di incredibile in questo momento. Ne ho V-Bucks. Abbiamo Johnny Inside Sub, che è molto carina. Sub, molto molto caruccia, ragazzi. E c'è anche gli stili. Carina, 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 carina. Andiamo avanti. Chitarra finta. D'accordo, non vedo niente di incredibile in questo momento. Anche se dobbiamo fare attenzione, mo dopo ne parliamo. Perché hai visto che di solito lasciavano sempre i leak nelle immagini. Quindi se vediamo qualche cosa, ragazzi, subito. Ok. Ma questa è caruccia. Jules. Caruccia. Fratello, ma giustamente incarcerato. Carina. C'ha qualche tatuaggio. Vediamo che c'ha. È la skin dei cattivozzi. Beh, carina. Mazza, che begli stili che c'ha. Non male. Andiamo avanti. E mi raccomando, un bel pollice in su, raga, non ci dimentichiamo. C'è questo backpack con il gufo, che è carino. Abbiamo delle chiavi inglesi e abbiamo l'imitabile gufo meccanico di Jules Ross. Ok, viaggiatore. È stilistica però, attenzione. Frate, ma è giustamente stilistico. Ok. Io qua poi vediamo che comunque dobbiamo fare attenzione a cose. Ah, questo qua è il gatto, vedi? Miauscolo, quello piccolino. Che sarebbe tra l'altro questo qua. E se è caruccio, è divertente. È divertente, carino. Ah, vedi, cambia. Speriamo non sia troppo grande. Speriamo. E andiamocene avanti. Abbiamo questa qua. Carina. Carina, carina, ci può stare. Andiamo avanti. Questo qua è Mini Luna. Abbiamo Siona. Ma te dirò. Sì, pensavo che. Ah, tipo astronauta, vedi? Che c'ha tutti i stili un po' pazzerelli, un po'. Carina. Così mi piace di più. Va bene. Andiamo avanti. Abbiamo questa. Io non vorrei che la prossima sui pianeti, sulle cose, io non vorrei, perché mo stanno a riportare. Guarda, vedi, questo qua è il coso, è il deltaplano, cioè poi vola sopra. Non lo so, raga, non lo so. E poi andiamo a finire
Andiamo a finire con questa che è fighissima. Mamma mia, fa abuso, regà. Bella, 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 regà. E cambia pure stile. Minchia, diventa pure cavaliere nero quello. E diventa anche quello dopo. Molto bella. Questa è bella. Questa è molto, molto bella. Pure bianca. Bellissima. Bellissima. E poi abbiamo questo che sinceramente non capisco perché l'hanno messa. Sì, 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 ma non mi fa impazzire. Va bene, non lo so, non lo so, ragazzi, mi dissocio completamente. Ritorniamocene al menu. Abbiamo la scheda punti. Vedete che abbiamo Aquaman messo qua. Sfide della mappa, sfide stile. Stavo vedendo se tante volte potevamo vedere Custombrello. Aspetta però, io non vorrei che fosse come Maya, che lo puoi personalizzare solo una volta. Sali di livello per sbloccare le altre parti dell'ombrello. Completa le sfide per sbloccare i valori. Finalizza in maniera permanente le tue scelte. Oh my god. Oh my god. Questo, regà, è tanta roba, eh. Allora, ragazzi, io vi invito a non personalizzare subito l'ombrello, perché eventualmente potremmo fare un ombrello di fazione. Cioè, ne so, fazione paguri. Noi, dei paguri, abbiamo un ombrello tutto quanto uguale. Cioè, un ombrello unico creato da noi. Quindi, aspettate, poi lo faremo insieme. Oh, d'accordo? Verso fine season faremo una live dove faremo l'ombrello tutti quanti insieme. Immagino che comunque l'idea vi piaccia, perché, guarda, ho questo sentore che in chat mi stanno dicendo, vabbè, dai, sto live in questo momento, sono il video come pesce. E secondo me potremmo fare un ombrello di fazione, ragazzi. E no, vedo che vi sta piacendo parecchio come idea. E tra l'altro siamo 15.000 persone, grazie mille, siamo live tutti i giorni. E raga, facciamo l'ombrello di fazione, è andata, eh? Ok, perfetto, ombrello di fazione si è andata, quindi non ce lo facciamo, sblocchiamo tutto e poi ce lo facciamo insieme. E niente, signori, io spero che l'appuntamento di oggi vi sia piaciuto. Spero di sì. Se fosse così, lasciamo un bel pollicione in su. Tra l'altro, ragazzi, non so se avete notato, ma l'audio della lobby credo sia un po' buggato, perché la musica è molto molto bassa e si sente tanto un rumore di acqua. Boh, forse la fixeranno, non lo so. Signori, lasciate like, ci vediamo stasera alle 20:30 live, ci spacchiamo sulla nuova season. Bella.